Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati sulle Fonti TV. Vi do naturalmente il benvenuto a questa terza edizione di MPL UTP Forum, evento televisivo organizzato in esclusiva proprio dalle Fonti TV dedicato alla gestione dei crediti deteriorati, naturalmente a cui parteciperanno tutti i più grandi protagonisti, esponenti dell'ecosistema creditizio. Andiamo subito a vedere qual è il tema di quest'anno per poi fare un breve sommario rispetto all'apertura dei lavori e a quello che accadrà durante la giornata e di quello che avremo in agenda. Allora, il tema strumenti e opportunità per l'evoluzione dell'ecosistema creditizio con tutti i suoi protagonisti. Nel corso della mattinata parleremo insieme di, ecco il sommario, politiche di vigilanza e di misurazione dei rischi nel sistema bancario, previsioni per il mercato di NPL UTP del biennio 2022-2023, nuove strategie per guardare quindi al futuro per la gestione dei crediti deteriorati. Parleremo della riforma della giustizia e dell'evoluzione di tutto il quadro legislativo e ancora garanzie di Stato sui crediti deteriorati, l'evoluzione dell'industria del servicing, real estate e NPL e poi le piattaforme e strumenti tecnologici proprio per il mercato del credito. Diamo qualche riferimento perché poi sono tutti aspetti che nel corso della giornata e attraverso i relatori con le tavole rotonde, piuttosto che interlocutori che risponderanno, appunto saranno centrali e faranno un po' da sfondo per approfondimenti ulteriori. Allora, i principali analisti proprio del settore dei crediti deteriorati a fine dell'anno scorso, del 2021, avevano previsto un aumento ulteriore degli NPE nel 2022 nei bilanci delle banche e naturalmente degli investitori italiani, con in particolare un sorpasso degli UTP rispetto agli NPL. Perché questo trend era già iniziato nel 2020, naturalmente a farla da padrone è stata la pandemia da Covid che coinvolge famiglie e imprese messe effettivamente in difficoltà anche per il tempo prolungato nel quale siamo stati sottoposti proprio all'emergenza sanitaria e naturalmente questo ha portato a una incapacità di far fronte al pagamento dei prestiti concessi. Però, dopo mesi caratterizzati da difficoltà economiche e volumi di transazioni molto basse, cosa sta succedendo? Diciamo che si cominciano a intravedere dei segnali di recupero, supportati anche dalle politiche di governo e banche centrali che naturalmente aiutano i mercati. Secondo in particolare il Market Watch, che è stato presentato lo scorso settembre da Banca IFIS, si ipotizza per i prossimi mesi un aumento del deteriorato, 41 miliardi di euro nel 2022 e 32 miliardi di euro nel 2023, e una ripresa, sottolineiamo questa parola, una ripresa degli investimenti effettuati da operatori specializzati. Altro dato che voglio leggervi, l'edizione più recente dello stesso osservatorio, pubblicato a febbraio, prevede un'ulteriore crescita dei flussi di nuovo deteriorato nei bilanci bancari. Diamo anche la cifra, siamo circa 60 miliardi di euro nei 2 anni, ma in misura inferiore a quanto ipotizzato in precedenza, che potrebbe far portare al ritorno ai livelli pre-Covid già nel 2024, anno in cui l'NPE ratio dovrebbe scendere sotto il target del 5%, in linea con le richieste della Banca Centrale Europea. Ci si aspetta quindi cosa? Un mercato dinamico, soprattutto per l'industria del servicing. Nel 2022 infatti si stimano 35 miliardi di euro di cessioni NPL e 12 miliardi di euro di operazioni su portafogli UTP. Nel 2023 invece, quindi guardiamo ancora oltre, si stimano 37 miliardi di euro di cessioni NPL e 10 miliardi di euro di operazioni su portafogli UTP. Cosa, e qui poi diamo il via naturalmente nel concreto alla giornata, che cosa attendersi e cosa deve necessariamente cambiare? La gestione di crediti richiederà nuove competenze, metodologie, tecnologie innovative da sviluppare e integrare all'interno di tutto l'ecosistema. Quindi in questo scenario sarà ancora una volta necessario creare delle sinergie, delle collaborazioni sempre più mirate e condividere procedure e informazioni tra banche, servicer, investitori, istituzioni e imprese. Allora, a questo punto, introduzione doverosa, ma do subito il benvenuto e ringrazio per essere con noi al nostro primo ospite, Pier Giuseppe Di Innocenzo, capo del servizio Ispettorato Vigilanza della Banca d'Italia, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Intanto, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie a lei. Buongiorno. E
che insomma ci aiuterà proprio ad approfondire il tema obiettivi e scenari per la gestione del credito bancario. Allora, dottor Di Nocenzo, io partirei insomma chiedendole quali sono in qualche modo le vostre aspettative rispetto all'evoluzione dei flussi di credito deteriorato nei prossimi mesi, da una parte, quali effetti vi attenderete per le banche, per tutti gli operatori del settore del credito e più in generale, e qui allarghiamo sicuramente lo sguardo, per il sistema paese. Sì, io vorrei iniziare con un auspicio. L'auspicio è che la situazione, il conflitto, la guerra in Ucraina possa trovare rapidamente un componimento. Innanzitutto da un punto di vista umano, evidentemente, ma poi perché qualsiasi considerazione si faccia sugli scenari economici, e quando parliamo di scenari economici parliamo anche di evoluzione del credito, dei crediti deteriorati. Ecco, su queste interpretazioni, su queste considerazioni pesano in maniera molto significativa le incertezze legate a questa situazione. Questo è doveroso dirlo, evidentemente, in questa fase. Ciò detto, proverò a mettere in fila un po' di considerazioni. Nel 2020, a seguito della pandemia, si è registrata una fase recessiva piuttosto profonda. Il PIL nazionale ha perso circa il 9%, l'8,9%, se non ricordo male. A livello di Eurozona il 6,6%, Sì. quindi insomma, dati piuttosto importanti. Se ne coglie il peso con una certa facilità. Una situazione di questo tipo, per ovvie ragioni, si riverbera sulle banche, si riverbera sugli attivi delle banche che sono composti prevalentemente da crediti nei confronti di imprese. Questa è una caratteristica del nostro sistema bancario, caratterizzato fortemente da banche che svolgono prevalentemente attività di carattere commerciale, erogano crediti. A questo tipo di situazione si può dire che non ha corrisposto un incremento significativo, sensibile, dei crediti deteriorati. C'è una ragione. Le misure che sono state messe in campo, posso dire, e questo credo che sia unanimemente riconosciuto, hanno funzionato bene. Ricordo che sono state messe in campo una serie di misure straordinarie, formidabili, oserei dire, per dimensione e per articolazione. Stiamo parlando degli indennizi e dei sussidi per le imprese più direttamente colpite, quindi a carico del bilancio dello Stato. Stiamo parlando di una politica monetaria ultra accomodante che si è protratta nel tempo, più specificatamente con riferimento al banking. Sto pensando alle moratorie, che hanno consentito, hanno congelato le esposizioni e dato evidentemente fiato agli imprenditori. Ancora si può fare riferimento a una misura che ha avuto una grande importanza. Mi riferisco ai finanziamenti garantiti dallo Stato. E questa è una misura che ha consentito al credito di fluire verso le imprese, verso le economie, a tassi particolarmente bassi, con livelli di assorbimento patrimoniale da parte delle banche altrettanto bassi. Una misura importante. Ecco, questo ha funzionato. Ma è evidente che si può e si deve cominciare a ragionare nella logica di una uscita da queste misure. E quindi è corretto attendersi un incremento dei crediti deteriorati nei prossimi mesi, anni. Ma si è ragionevolmente certi che questo incremento sarà di gran lunga minore di quello che noi abbiamo registrato all'indomani di una recessione altrettanto profonda,
Mi riferisco a quella che è partita nel 2008, prima attraverso la forma della crisi finanziaria, poi della crisi del debito sovrano, quindi la crisi economica. E ricordo che nel 2015, all'acme, diciamo, della situazione, si è raggiunti un livello di crediti deteriorati nei bilanci delle banche di circa 340 miliardi. Un'incidenza importante, di gran lunga superiore a quella che si registrava nello stesso periodo a livello di Eurozona. Perché poi ci si aspetta che possa essere inferiore, significativamente inferiore, la dinamica dei crediti deteriorati? Queste misure sì, hanno tamponato, ma hanno anche consentito di assorbire le difficoltà che si erano accumulate all'indomani della pandemia. Il sistema imprenditoriale in realtà era più pronto ad affrontare una fase recessiva di quanto non lo fosse all'indomani della crisi precedente. Se non altro perché le imprese più fragili, le imprese in difficoltà, quelle con delle caratteristiche di maggiore fragilità complessivamente intesa, sto parlando di fragilità finanziaria, ma anche di fragilità o vulnerabilità industriale, erano già uscite dal mercato. Anche le banche, devo dire, sono state più pronte, no? L'esperienza le aveva forgiate e c'erano stati, ci sono stati dei rafforzamenti significativi di sistemi di risk management per la gestione del credito in generale e del credito deteriorato in particolare. Ecco, tutti questi fattori sono fattori che depongono per una crescita, sì, dei flussi di credito deteriorati, ma è lontana dai livelli di cui facevo poc'anzi riferimento. Certo. Va detto, mi pare che sia in linea anche con l'incipit di questa intervista. Beh, insomma, quando parliamo di credito è importante guardare le prospettive economiche, gli scenari economici che abbiamo di Certamente. fronte. E qui i fattori di incertezza sono significativamente aumentati negli ultimi tempi. Noi abbiamo registrato una ripresa piuttosto robusta, quasi in attesa, nel 2021, più 6,5%. Ancora le stime per il 2022 sono interessanti, viaggiamo attorno al 4%, Sì. ma la crisi che stiamo vivendo, cui siamo entrati da qualche settimana, è un fattore di rischio al ribasso. Sì, Questa non a caso sono crescita. state un po' ridimensionate effettivamente queste stime che lei dice giustamente sono ancora viste al rialzo, però chiaramente c'è tutta l'incertezza del caso, assolutamente Sì, sì. c'è una grande incertezza, un'incertezza che riguarda diversi profili, la durata del conflitto, Esatto. l'estensione delle sanzioni, che evidentemente hanno un effetto diretto e indiretto sugli scenari economici e quindi sulla salute delle imprese e quindi Certamente. sull'espansione delle banche. Certamente. È una fase evidentemente dove è particolarmente difficile avere, diciamo, e formulare delle prospettive Infatti. credibili. Infatti, beh, ovviamente la certezza è più che mai lontana, chiaramente, però io ovviamente seguo il suo ragionamento, le aggancio giusto un ulteriore spunto e un ulteriore tassello a questo punto, visto che parliamo di una nuova fase, no? E peraltro mi permetta di dire che anche la fase precedente, sì, ci aveva cominciato a fare un po' respirare, ma ancora non era del tutto passata, quindi ancora con tutti i conti che avremmo continuato a fare, no? Rispetto all'emergenza pandemica. Però, analizzando questa nuova fase, quali possono essere quindi le politiche di vigilanza e misurazione del rischio che voi adotterete naturalmente come Banca d'Italia, proprio per affrontare quello che ancora deve arrivare? Sì, riguardo a questo, Sì. io mi pongo io stesso una domanda.
che credo possa essere un punto di riferimento per cercare di rispondere a questa sua sollecitazione. Perché quello che è stato fatto negli ultimi anni è un qualcosa che ci deve essere di bussola anche per capire cosa bisogna fare in questa nuova fase. La domanda che mi pongo è: come sarebbe stato lo scenario di fronte a noi se il sistema bancario in questi ultimi anni non avesse alleggerito in maniera così importante lo stock di crediti deteriorati? In altri termini, se quei 340 miliardi a cui facevo riferimento poc'anzi fossero ancora lì, qual è lo scenario che ci troveremmo di fronte? Veda, non è che i crediti deteriorati non piacciono ai mercati, sono asset opachi che riflettono questa opacità sugli attivi bancari. E questa opacità degli attivi bancari non piace agli investitori Certo. che penalizzano questo tipo di banche. Questo tipo di banche hanno minore difficoltà ad andare sul mercato per reperire capitale. E una banca che non può reperire capitale è una banca che non riesce a far fluire nella misura dovuta e nella maniera dovuta il credito verso l'economia, non riesce a realizzare quegli investimenti, per esempio in tecnologia, così importanti, così decisivi, per poter avere un posizionamento di mercato di un certo tipo, per poter essere competitivo. Cosa ha permesso questo risultato così importante? Questo alleggerimento così importante del credito deteriorato? Beh, una serie di fattori. Una serie di fattori che abbiamo utilizzato, che sono stati messi evidentemente a regime e che ora rappresentano la nostra cassetta degli attrezzi per affrontare questa fase. Beh, innanzitutto un framework regolamentare, mi consenta il tecnicismo, ma stiamo parlando con gli operatori, un framework prudenziale e contabile nuovo rispetto a quello che ci caratterizzò all'epoca della precedente crisi. Il principio contabile IFRS 9 è un principio che consente alle banche, impone alle banche una valutazione molto più granulare del rischio di credito, anche una capacità di percepire prima il deterioramento. Percepire prima il deterioramento di una posizione significa classificarla bene, dare trasparenza ai bilanci e anche gestirla in maniera più attrattiva. Il calendar provisioning, che è stato uno strumento molto importante per indirizzare le banche a portare avanti quell'operazione di alleggerimento di cui vi ho parlato. Ma le vigilanze, quando parlo di le vigilanze in plurale, mi riferisco alla BCE, alla Banca d'Italia, all'autorità di regolamentazione, che hanno spinto le banche a portare avanti queste iniziative di affrancamento di crediti deteriorati dai bilanci, chiedendo alle banche di fare dei piani molto concreti e monitorandone tempo per tempo l'esecuzione. La creazione di un mercato secondario, Certo. una serie di operatori che evidentemente hanno visto in un periodo di tassi bassi, nell'investimento nei distressed assets, un'opportunità di rendimento importante. È evidentemente una questione di incentivi, un mercato secondario che è riuscito ad assorbire, perché non serve a dirlo, non è che questi non performino sono spariti, si sono dissolti, si sono, come dire, volatilizzati, sono passati dai bilanci delle banche a quelli di un'altra serie di operatori, ma con non poca convenienza per il sistema nel suo complesso. Abbiamo detto qual è il rischio per le banche di essere appesantite Certo. da non performing loans. Abbiamo in realtà messo in campo anche altri strumenti molto importanti, le GACS, la cui validità è stata recentemente richiamata anche dal governatore, uno strumento che ha avuto un ruolo molto importante. Ecco, questa serie di cose, quando lei chiede come si intende affrontare, quali sono le politiche che si intendono fare, ecco, questa serie di cose sono lì. Sono state sufficientemente rodate. Gli IFRS 9 sono entrati in vigore nel 2018.
sono stati rodati, il sistema prudenziale adesso è configurato in maniera abbastanza compiuta, il mercato secondario, ne stavo prima descrivendo le caratteristiche in termini di robustezza e di articolazione, le GACS dovrebbero scadere, ma non è detto che invece vengano portate avanti per il ruolo importante che hanno svolto. Questo è l'insieme. Certo, mi pare di capire che bisogna, che occorra capire come far trovare applicazione a tutte queste cose che già esistono, che sono lì, come lei dice, giusto? Proprio a Sono seconda dello lì scenario. e che sono un apparato, un impianto, devo dire che ha funzionato bene. Certo, ogni fase ha le sue specificità e va Certo. osservato molto da vicino l'evolversi della situazione. Questa crisi, con tutti i distinguo del caso, con tutte le differenze enormi, ha delle caratteristiche in comune con quella legata alla pandemia, al Covid-19. L'eccezionalità, la non prevedibilità, il carattere internazionale, l'incertezza in ordine all'evoluzione. Noi non sapevamo e forse non sappiamo neanche ora compiutamente quando finirà la pandemia, ma non sappiamo neanche evidentemente quando finirà questo conflitto, quando finiranno le Certo. tensioni geopolitiche che le stanno caratterizzando, quando finirà o cesserà o verrà temperata la fiammata dei prezzi che riguarda sia le energie che le materie prime. Anzi, non è solo un tema di prezzi delle materie prime e delle energie, è anche un problema di disponibilità, Assolutamente di di reperibilità, approvvigionamento. certo. Quindi tutto questo evidentemente potrà portarci, potrà portare le autorità di vigilanza, i governi, in un concerto internazionale, anche a immaginare il rilancio, la riconsiderazione, la valutazione in ordine all'opportunità di misure di carattere straordinario, magari in maniera più selettiva. Certo. Magari in maniera tale che riguardano solo quella parte del tessuto produttivo più direttamente toccata dall'impennata dei prezzi o dalla scarsità delle risorse. Assolutamente. Ecco, Ebbè. un occhio molto attento che ci dovrebbe portare, sicuramente ci porterà ad usare al meglio quell'impianto, quegli strumenti che abbiamo già sperimentato e ad operare quel fine tuning sulle misure, riconsiderazione delle misure che l'evolversi delle vicende ci consiglierà. Certo, peraltro sappiamo molto bene quanto i mercati non apprezzino le cattive notizie e figuriamoci se non si conoscono gli esiti, le durate, no, di queste cattive notizie e anche come andranno a finire. Quindi lo scenario è sicuramente molto, molto, cioè diciamo si sta alla finestra, espressione tipica dei mercati. Senta, le faccio un'ultima domanda che però racchiude anche qui aspetti che non possiamo né non considerare e che possono aprire poi altri spunti di riflessione. Lei ha già citato il mercato secondario, quali sono a suo avviso i fattori di successo nella governance proprio di NPL e UTP da parte di banche e operatori del mercato secondario e quindi di conseguenza anche quali sono gli obiettivi da perseguire nel più diciamo breve però anche lungo termine, cioè distinguere anche due fasi diverse? Mi sembra che lei all'inizio abbia fatto una serie di considerazioni, espresso una serie di importi relativamente ai movimenti attesi Sì. anche in termini di funzionamento del mercato secondario. Ha parlato di NPL, ha parlato anche di UTP, le cosiddette inadempienze probabili. Ecco, le inadempienze probabili oggi rappresentano la maggior parte dei crediti non deteriorati ancora nel bilancio delle banche, del sistema bancario. A livello nazionale stiamo parlando di qualcosa come 45 miliardi. Al contempo, dalle cifre che lei forniva, si coglieva come permane ancora una certa timidezza nella gestione di questo tipo di posizione. Mi sembra di capire dai suoi numeri che gli UTP sono di più, ma viaggiano di meno, ma vengono ceduti di meno. È molto importante che le inadempienze probabili vengano
gestite nella misura giusta. Mi spiego. Da un punto di vista contabile e prudenziale, le inadempienze probabili sono del tutto assimilabili a quell'altra porzione di non performing loans che noi chiamiamo un termine tecnico, ma anche molto esplicito, sofferenze. Perché sono posizioni caratterizzate ancora da una importante vitalità imprenditoriale. Sono aziende aperte, se mi Sì, sì, concede sì. di essere così, diciamo, diretto e Certo. anche. Sono aziende che hanno un posizionamento sul mercato, magari anche con un know-how importante. Nel caso delle inadempienze probabili, mi sento di dire che gli interessi della impresa, che comunque è un'impresa caratterizzata da elementi di difficoltà, perché altrimenti non le chiameremmo inadempienze probabili, l'interesse della banca che le ha nel proprio portafoglio in termini di esposizione creditizia e l'interesse del tessuto produttivo si saldano in maniera molto compiuta e quindi richiedono un'attenzione gestionale estremamente importante, decisiva per riuscire a riportare queste imprese su un sentiero di crescita. Ciò detto, cosa si vorrebbe che accadesse nei confronti di queste posizioni? Che abbiamo detto sono uguali per certi profili, ma estremamente diverse dal punto di vista gestionale. Io però proverò a fare riferimento a qualche, vogliamo chiamare auspicio, Sì, perché no, qualche assolutamente, attesa, no? assolutamente. Qualche attesa, qualcosa che caratterizzi il comportamento degli operatori del mercato. Ecco, la prima cosa che mi viene in mente, guardiamoci da un affrancamento precipitoso di queste posizioni dai bilanci delle banche. Venderli per venderli, no? Ci vuole una grandissima consapevolezza della delicatezza e quindi sia chi vende che chi acquista deve essere molto consapevole. Ma un affrancamento non precipitoso non significa che non ci debba essere una gran fretta nel gestire. Ci vuole un grande timing, un grande tempismo, perché perdere tempo significa perdere chance di rimettere su un sentiero di crescita quell'impresa. E un'impresa che tarda a trovare un suo riequilibrio perde posizionamento sul mercato, ancora in maniera piuttosto grossolana, perde clienti. E i clienti sono difficili da recuperare in un contesto molto competitivo, qual è evidentemente quello che ci caratterizza. Quindi questo è un profilo a cui presterei grande attenzione. Poi, beh, noi lo stiamo già vedendo. Stanno nascendo, si stanno sviluppando, i numeri non sono ancora particolarmente significativi, ma in una con le banche stanno, come dire, mettendo piede sul proscenio della gestione delle posizioni in difficoltà, una serie di operatori, i fondi cosiddetti di turnaround, private equity, venture capital. Sono ancora piccoli, ma si stanno sviluppando. Ecco, questi strumenti possono essere importanti per un approccio estremamente professionale a queste posizioni, che sono caratterizzate dall'esigere una grande multidisciplinarità di approccio, e sono qualcosa che può dare una mano, che può fornire finanza ed equity sulla base di una conoscenza dei settori di operatività che diventa cruciale per una gestione di successo. Abbiamo le GACS, abbiamo parlato prima delle GACS. Meritevole un approfondimento sulla possibilità di estendere l'ombrello della garanzia pubblica anche all'acritopea, alle inadempienze probabili, ma con grande attenzione. Ecco, da cosa deve nascere l'attenzione? Dal fatto, beh, innanzitutto dal fatto che la valutazione di queste posizioni è molto più complessa rispetto a un'azienda in sofferenza, dove naturalmente si deve recuperare quello che c'è da recuperare, ma non c'è il tema di rimettere in condizioni quell'azienda di essere un'azienda che opera brillantemente sul mercato. Nel caso delle posizioni in adempienza probabile,
valore ha una certa complessità di individuazione. Ma altra attenzione che dobbiamo avere, stiamo attenti a che osservatori, analisti, agenzie di rating non producano una sorta di assimilazione, per cui copertura dello Stato ha finora riguardato le sofferenze, la estendiamo agli UTP, ergo gli UTP assomigliano alle sofferenze? Dobbiamo evitarla, tipo di analogia, come pure dobbiamo evitare che un ombrello pubblico determini degli elementi di deresponsabilizzazione nella gestione, che sono gravi anche per le sofferenze, ma diventano esiziali Certo. se le immaginiamo sulle imprese in difficoltà, ma ancora vive, che vanno, come dicevo, riportate su un sentiero di Certo. sviluppo e di piena vitalità. E l'ultima cosa riguardo agli UTP, anche questa a mio avviso importante, che non si lesinano gli sforzi anche per le posizioni di più piccolo importo. Sto parlando delle PMI. Sì. Sappiamo quanto sono importanti per il nostro tessuto produttivo, ma le PMI sono spesso a conduzione familiare. Non è facile cambiare la governance o immaginare dei turnaround proprietari, appunto per le caratteristiche di fondo. Quindi grande complessità, attenzione che il minore valore unitario di questa esposizione non determini una perdita di commitment e una perdita di impegno da parte di chi le deve gestire, siano esse le banche o gli O operatori gli operatori, specializzati. certo. E qui c'è qualcosa che è accaduto da poco. Il decreto, mi pare fosse il decreto legge 118 del 2021, ha introdotto un istituto, quello della composizione negoziata per le crisi dell'impresa, da rodare. È un istituto che prevede la possibilità che l'imprenditore si faccia parte attiva per dire: ok, sono in una situazione di difficoltà, troviamo una soluzione, cara banca, troviamo una soluzione, attraverso la nomina di un esperto indipendente che deve agevolare questa discussione con la banca. Ebbene, il sistema di incentivi in termini di protezione del patrimonio, anche di incentivi premiali, rateizzazione, sconti fiscali, effettivamente può essere molto interessante e può darsi, è ben possibile, che l'imprenditore abbia incentivi a manifestare il proprio stato di difficoltà Okay. tempestivamente, e prima ci siamo detti quanto è importante la tempestività. Ma ci sono anche incentivi di altra natura, evidentemente, per le banche, a che siano collaborativi, a che siano tempestive anch'esse. Questa, come dire, congiunzione di interessi più o meno spontanea, più o meno forzosa, legata, diciamo, alla costruzione di questo istituto, è interessante, potrebbe aiutare. Potremmo, insomma, trovare in questo strumento, dopo, ripeto, una fase di rodaggio che sarà indispensabile, che mi pare che la crisi pandemica abbia un pochino spostato in avanti, Sì, per la verità. decisamente, Ecco, decisamente sì. questo è qualcosa, dipenderà anche dagli operatori, e Ok, no, questo decisamente strumento sì. abbia il suo risultato. Certo, guardi, sul tavolo ci sono tantissimi elementi che indubbiamente serviranno poi per proseguire con la discussione, anzi iniziarla nel vero senso della parola dopo questo suo intervento. Sicuramente il doppio aspetto timing e sentiment è fondamentale perché a seconda di quanto e come, anzi con la velocità con la quale si risolvono le cose, poi ci saranno prospettive diverse anche in quello che è il sentiment, cioè le aspettative, no? Delle persone, quindi di conseguenza dei mercati e degli investitori. E poi il tema delle competenze, che secondo me è, insomma, dobbiamo partire da qui, non mettere
tutto nello stesso calderone, ma cercare di distinguere un po' le questioni proprio per poi dirottare le competenze a seconda di, delle situazioni più o meno critiche da gestire. E abbiamo già parlato, insomma, della criticità che sta alla base di questa nuova fase, ancora con la coda del Covid e poi con le crisi, la crisi geopolitica che non si sa quando e come terminerà. Io ringrazio per Giuseppe D'Innocenzo davvero, grazie per averci dato tutti questi spunti, capo del Servizio Ispettorato Vigilanza della Banca d'Italia. Mi auguro di poterla riascoltare al più presto e ripeto, adesso sentiremo un po' anche gli altri interlocutori che cosa ci diranno a proposito. La ringrazio moltissimo per l'apertura. Ringrazio lei e quanti ci hanno ascoltato. Grazie, grazie. E quindi, insomma, tanti spunti di discussione. Partiamo, andiamo avanti con il nostro forum.